Amici appassionati di Football Manager, buonasera, sono Senex e come sempre vi do il benvenuto in questo nuovo video di FM 2021. Un FM 2021 che potrebbe avere dei piccoli problemi. Allora, io sto registrando di seguito rispetto al video precedente, il video denuncia, chiamiamolo così, dei rigori un po' troppo frequenti a favore degli avversari. Vediamo se anche in questo episodio succederà la stessa identica cosa. Dunque, oggi, a parte i rigori, a parte tutto, siamo contro Brescia, come vediamo qua in sovraimpressione, e poi saremo contro Monza e Salernitana. Dunque, ve lo faccio vedere. Dunque, Brescia 17, il Monza è il 16° posto e la Salernitana è al 9° posto. Quindi, in teoria, potremmo anche essere protagonisti di tre belle vittorie. Mi raccomando ragazzi, un bel commento, un like, una condivisione e un'iscrizione, soprattutto per supportare questo canale e questa serie. Tanto è tutto gratis, non costa nulla, è tutto a portata di click. Un piccolo gesto che serve per appunto aiutare il sottoscritto. Come abbiamo visto anche dalla classifica, e mo andiamo a rivedere un attimo, abbiamo detto quasi addio al secondo posto, ai sogni di... del secondo posto, perché il Genoa è già distante 7 punti, mentre siamo distanti 7 punti comunque dallo Spezia. Quindi il terzo posto sembra essere blindato, però lo Spezia è una partita in meno, non ce lo scordiamo mai. Oggi cercheremo di ampliare questo vantaggio rispetto a chi ci segue, di accorciare il disvantaggio, se così si può dire, rispetto a chi inseguiamo noi. Quindi io direi che, dette tutte queste fregnacce, ci possiamo vedere direttamente per le formazioni contro il Brescia. E allora, con quest'animo rocchettaro, con questa canzone che veramente ci dà la carica per andare ad affrontare le rondinelle, avanziamo. Dunque, Maldini infortunato subito. No, vorrei con Salter più che altro qua a sinistra, lo vedo meglio, non lo so. Questo vezzo oggi, oltre a Maldini, che comunque va in panchina perché non c'è nessun altro, quindi va in panchina. Mettiamo anche Cerbale, così, tanto per far numero. Il resto resta per l'appunto confermato. La mentalità equilibrata, siamo in trasferta, però non abbiamo paura. Vai alla partita. Stacchiamo un attimo, per carità, mi stanno a partiti in pani, grazie. Fabio Liverani, grandissimo Fabiuccio, ex Palermo. Vabbè, grande ormai, grande, oddio, allenatore comunque abbastanza famoso. Adesso è alla Brescia. Dunque, buona... Allora, siete sfavoriti? No. Le classifiche, cerchiamo di raggiungere il loro... Ma il loro livello di che? Che so, a 400 punti sotto, scusi. Vabbè, oh, ma sto gioco veramente è fatto col cazzo di cane, mamma mia. Jungdahl, Perry. Cerchiamo di non raggiungere il loro livello, più che altro. Costalter, avanza subito il Ravenna, vediamo prima azione. Perry, niente, il Brescia ci respinge ancora, ma c'è sempre Scanagatta. Piazza. In mezzo, niente da fare. Perry, prova il cross, bravo Flor di Lino, come ti chiami. Perry ancora, però veramente indomito. Pugliese la prova dalla distanza, gol! Mamma mia, piega le mani a Joronen. Credevo l'avesse parata e deviata in calcio d'angolo, invece no, ha piegato le mani. Pensate che botta che gli ha tirato Pugliese. Guardate, se la mette sul destro, si gira, la tocca il portiere, ma non abbastanza a deviarla fuori. La palla entra ugualmente, c'è subito il primo gol. Finalmente, dai, che fa il Genoa? Non ho visto, aspetta, dichiara, però c'è subito il Brescia adesso in avanti. Bisoli, Fiordilino, dichiara sull'out di sinistra. Cerri, non riusciamo a bloccarli, però bravo Vignali al tiro e bravo altrettanto Jungdahl a metterla comunque in corner, signori. Un corner che viene battuto, ma c'è Jungdahl che fa suo il pallone molto molto agilmente. Andiamo subito a comunicare alla squadra che vorremmo comunque vedere di più. Un bel 2-0 per stare un po' tranquilli. Un tiro solo del Ravenna che comunque ha portato al gol. Il Genoa, dove sta? Non sta giocando il Genoa? No, non sta giocando il Genoa, giocherà domani probabilmente. Jungdahl sarà il posticipo verso Perry. Vediamo se riusciamo ad andare al raddoppio. Perry ancora per Costalter che si accentra, allarga Piazza, Bordin dall'altro lato, di nuovo su Perry. Andiamo sempre a sinistra, mazza Costalter in mezzo, Pecorino era fuori gioco. Sì, questo l'avevo visto ragazzi, questo l'avevo visto. Infatti non ho neanche esultato troppo, perché si vedeva che il fuorigioco era comunque netto. Purtroppo Pecorino non è riuscito a rientrare in tempo.
Mancano 10 minuti, 8 minuti. Anche questo dei gol annullati, comunque è un problema che si presenta piuttosto spesso in questo gioco. Cosa altera? Comunque c'è sempre il Ravenna che fa gioco. Perry dalla sinistra, centralmente Bordin. Perry, Bordin, che è il nostro nuovo cicciolotti. Bordin, il filtrante bellissimo per Pecorino, che poi porta vuota, come al solito sbaglia. Io spaccherei tutto, non posso. Posso spaccare tutto? No, non sarebbe family friendly, quindi non si può fare. Spogliatoio, però, sempre 1-0. Non ci soddisfa per niente. Lo so, sono demotivati. Però guardate adesso come trasformeranno questa loro demotivazione in rabbia sportiva da mettere in campo. Infatti, c'è subito il Ravenna in avanti con Scanagatta, Bordin, Scanagatta respinto. Armini va all'anticipo. Bordin ancora, Scanagatta. Adesso ci muoviamo a destra. Bordin, Pugliese, Bordin. Ha tentato di passare a sinistra, ma grazie a Dio comunque ci siamo arrivati. Adesso ancora Scanagatta che ha spazio per avanzare centralmente. C'è Mazza, poteva provare il tiro piazza, ancora annullato. Babbo, babbo, come dite voi? Va bene, fate voi, fate voi. Io già lo so che questi ci vanno a pareggiare, ne sono sicuro. Due gol annullati, un pareggio. Guarda, lo so, non è che io non lo so. Bravo Scanagatta, attenzione là per carità di Dio. Jundal, grazie. Bravo Armini, bravi, bravi ragazzi. Costruiamo calcio ragionando senza buttare via palloni. Ecco appunto. Joronen potrebbe fare la vaccata del secolo, non la fa, però regala palla a Kostalter che avanza. Brutto, rosso, signore, Rigoberto, ma che so, falli che se fanno. Ecco, guarda come se famo pareggia pure in 10, Donnarumma. Marchizza ancora per Rivas, Vignali che comunque è fortissimo. FM Rivas, vabbè, ma che non lo sapevo io, ragazzi. Io che avevo detto offensiva, rimprovera, salta. No, l'avevo detto. Non è che io non l'avevo detto. Quindi andiamo a sostituire qua. Allora, i terzini li spostiamo con una mentalità offensiva. Rosso, rischiamo. Io rischio tutto, ragazzi, non mi interessa. Martignago prende il posto di Piazza che sta giocando molto male. Poi, male sta giocando anche Mazza. Possiamo mettere Paghera, assolutamente sì. E dai, quando mancano 20 minuti, volendo, avremmo anche il tempo per poter recuperare, ma lo faremmo? Assolutamente no, ve lo dico io. Infatti mancano 8 minuti, però potrei essere smentito. Vediamo se il gioco mi va a smentire. Scanagatta, dopo due gol annullati, direi che sarebbe anche ora di fare un gol convalidato, o no? Armini ancora Paghera. Scanagatta. Un rigore, qualcosa, no, niente. Niente, no, non c'è mai nulla. Sempre ribattuti, gol sbagliati. Gol buttati sopra la traversa, gol che vanno su Marte, tiri che se perdono non se vengono registrati, non si sa che. Oh, il nervosismo che mi può venire a giocare a sto gioco, voi neanche lo potete immaginare, ragazzi. Spogliatoio, agite le braccia, c'è tanto lavoro da fare. Ora, non battere un Brescia che già in classifica non è che si è messo benissimo, non battere neanche un Brescia in 10. No, questo non mi piace, sto colpo di flauto non mi è piaciuto, vedi, già sono nervoso. E noi scuotiamo la squadra. Non è felice talmente per il prossimo. Ma se gioca sempre! Perché non è. Ah, sta giocando in una posizione diversa? Ma lascia fa, ma fin quando gioca bene, ma che te ne frega? Ma state zitto, Spalletti, ma pensa all'Atalanta e non rompe, va. Che già ho altri problemi, ci manca solo che devo pensare alla posizione di Scanagatta. Vabbè, niente da fare. Il pareggio 1-1 col Brescia in 10 con un tiro solo fatto appunto dai Lombardi. Ma ce lo aspettavamo, esattamente quello che io avevo previsto. Andiamo a vedere un attimo che fa anche il Genoa, che tanto vincerà. Allora, il Genoa appunto, vabbè, ha vinto 3-0. Niente, dobbiamo difendere il terzo posto, ragazzi. Basta, basta. Con questo abbiamo detto addio definitivo al secondo posto. Vabbè, è giusto così. Però, ripeto, fa rabbia il non vincere ogni volta partite che sembrano essere nostre. E che potremmo vincere senza problemi. Per cose che. Vabbè, va, lasciamo stare. Dunque, detto questo, ragazzi, con molta, molta rabbia, adesso ci vediamo per la partita contro il Monza. E allora, questa rabbia è il momento di tramutarla in risultati positivi, nello specifico vittorie. Oggi contro il Monza 18esimo, che ormai è alla canna del gas, voglio dire, Armini che fa? È nazionale, l'under venduto giustamente.
Vabbè, mettiamo Ferratovic che è nazionale, giustamente, l'Under 21. Dametto, possiamo mettere Dametto? Ho il diritto almeno di aver Dametto disponibile, grazie. Grazie mille. Per il resto proviamo nuovamente a rimettere Maldini qua a sinistra, che sembra essere tornato in forma. Mettiamo anche il buon Endosta, Cerbarino mio. Eccolo qua. E questi due sono out. E basta. Confermiamo. Stop. Namo. Via, via, basta, mi sono stufato. Namo. Stacca sta musica. Vai, su. Rolando Maran, ex Catania anche. Dai. Dunque, mi aspetto che li battiate, perché l'unica cosa che gli puoi dire è questa. Ah, voglio vedere ora che mo che si inventa sto gioco su sta partita. Subito il Monza in avanti con Barberis, che potrebbe battere questa punizione, che ovviamente non trova il gol, però per pochissimo, perché credo... Ah no, un tuffo disperato. Bravo Jungdahl, credevo avesse preso il palo. Invece il nostro portiere, stranamente, perché sono così disabituato a vedere Jungdahl parare, che mi affido più al palo che a lui, sinceramente. Quattro tiri del Ravenna, uno in porta altrettanto per il Monza, la formazione berlusconiana, Perri, ancora per Bordin, ancora per Perri sulla sinistra, Maldini, avanza, Maldini mio, che fa? La tasca una gatta, centralmente per Mazza, Cerbara, e ha sfondato, vedete, guarda, l'avete visto? Ma ve faccio rivedere, l'avete vista quanta rabbia ci ha messo in quel tiro? Guarda, non è stato, sai, un tiro piazzato, un tiro tranquillo. Guardate quanta rabbia ci ha messo Cerbara in questo tiro. Guarda che cattiveria. Pam! Proprio gli ha sfondato la rete, anche se poteva semplicemente appoggiarla. Perché siamo stufi, siamo tutti stufi. Ma poi sempre infortunato su Cerbara, mannaggia, oh. Vabbè, comunque 1-0 del Ravenna, che ormai si è stufato e adesso le vincerà tutte. Scanagatta, Cerbara, ancora con la cattiveria in corpo. Scanagatta, sempre per Cerbara. Costruiamo gioco sull'out di destra. Sì, vanno un attimino a infastidire i due. Comunque c'è Cerbara che la mette in mezzo. Maldini, anche lui, con molta cattiveria. Poteva semplicemente sputare. Invece no, gli è proprio andato di testa. Ma proprio cattivo. Cattivi. Oh, è tornato Cerbara. Gol e assist, alleluia. Grazie, potevi pensarci prima. Ma vabbè, meglio tardi che mai. Vedi, vedi, Maldini, gli poteva soffiare sta palla, sarebbe entrata. Invece no, lui proprio l'ha voluta colpire, perché si stanno sfogando finalmente, sì ragazzi. Si sono stufati tutti. E il rigore, e i tiri sulla luna, e mamma mia, e basta. Finisce il primo tempo, 2-0, dai, via, via. Lancia bottiglia no, allora, punta il dito, sono davvero felice, finalmente, per una volta. Continuiamo così, per favore, qualora fosse possibile. Il Genoa che fa, tra l'altro? Non c'è, stiamo giocando soli, perfetto. Scanagatta ancora, solo ed esclusivamente Ravenna, che finalmente sembra essere tornato padrone del proprio spirito. E continua a macinare gioco su gioco. Scanagatta, in mezzo. Niente, allontana la difesa lombarda. Dametto, va a recuperare questo pallone con tutta la calma del mondo. Dametto, non ti preoccupare, fai con calma. Bordin, Cerbara, guardate Scanagatta che si invola, vola, Pugliese in mezzo, niente da fare, ancora una volta, ci riproviamo stavolta dall'altro lato, però c'è Perri che vola sulla fascia sinistra, disturbato, Mazza in mezzo, Pecorino, potrebbe mancare lui, infatti per adesso manca proprio. 12 tiri, 5 in porta, 2-0, va bene, ottimo. Cerbara ha dato tutto, dai, fallo uscire, che effettivamente è molto stanco. Facciamo entrare Piazza al suo posto, standing ovation ovviamente per Alessandro Cerbara. E andiamo anche a fare l'ultimo cambio, che in realtà non è l'ultimo. Dametto 6.50, vabbè, lo lasciamo, dai, tanto sti cazzi di Dametto, gioca una volta ogni morte di papa, facciamolo contento. Mettiamo l'omolino per Perri, diamo un po' di spinta lì sulla fascia sinistra, che oggi Perri mi è sembrato un po' spento, sinceramente. 15 minuti, Scanagatta, lui ci consiglia Scanagatta per schiavi, ma sì, facciamo riposare pure Scanagatta, dai, che lui gioca, è uno che gioca sempre. Oh, vedete, senza sorprese, senza due gol in un minuto, cioè, quando il gioco vuole fare le cose giuste, vedete come vinciamo? Oh, mani sui fianchi, sono davvero felice del risultato e della vostra prestazione, vedi, basta essere incazzati in questo gioco, è l'unica cosa che puoi fare. Se ti incazzi allora vinci, eh?
Bene, non ci sono stati rigori però, quindi forse lo scorso episodio è stato semplicemente un caso, ragazzi. Allora, dunque, andiamo un attimo a vedere in Serie B quanto... No, sono tutti a 30 punti, in realtà avevano tutti già giocato tranne noi. Quindi il Ravenna in realtà è a meno 7 dal Genoa, che è fattibile, però ripeto, è un obiettivo veramente, veramente lontano dal poter essere raggiunto. Lo Spezia non si è in realtà avvicinato, ma ha recuperato la partita che aveva da recuperare, quindi si porta a meno 4. Poi il resto è veramente molto indietro, con l'Ascoli già a meno 10. Quindi dobbiamo cercare di blindare questo terzo posto, che adesso non so esattamente, magari ditemelo voi nei commenti, quali benefit potrà andare a dare il terzo posto rispetto al quarto in ottica playoff. In caso, ragazzi, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Poi, oltre questo, il prossimo episodio andremo... No, è il prossimo episodio, ancora c'è una partita. Ma che sto a fare? Ma che stiamo facendo? Vabbè, abbiamo fatto un piccolo recap, ci stava. È perché mi sono nervosito troppo, ragazzi. Per questo, ogni volta io mi innervosisco e poi perdo la bussola. Ora, andiamo contro la Salernitana, che è decima. Siamo in trasferta. Oh, ce la faremo? Ci riusciremo a mantenere questa rabbia per altri 10 giorni, visto che finalmente c'è anche una bella pausa che ci fa riposare un po' fisicamente, visto che giochiamo sempre con gli stessi, è molto molto importante. Quindi detto questo, cari signori miei, ci possiamo vedere direttamente per la partita contro la Salernitana. E allora, siamo pronti, siamo famelici di vittorie, siamo rabbiosi, siccome cane che non mangia da 40 giorni, la povera Salernitana Calcio farà da sparring partner, perché basta, ci siamo seccati, siamo stufati, vogliamo vincere, dai. Dunque, questa la lasciamo così, però Armini torna ovviamente al posto di Dametto, Veradocci va in panchina, Dametto altrettanto, Martignago è infortunato per quanto tempo, mi scusi, 9 giorni, 2 settimane, perfetto. Per il resto la lasciamo così com'è, confermiamo la formazione, adesso lo andremo a staccare, grazie signore, aspetta, dai. No, stacchi, grazie, perfetto. Roberto Baronio, grande, grandissimo regista, centrocampista ex Lazio. Agita le braccia, voglio una vittoria che allunghi la nostra striscia positiva. Basta, io vado proprio diretto, senza giri di parole, ragazzi. Vado diretto perché mi sono stufato. Oh, dai. Primo tiro del Ravenna, Capezzi. Gyomber, grandissimo Gyomber. Norbert Gyomber, ex rosso azzurro, Armini l'appoggia, tranquillo, bravo Armini, a Jungdal, perfetto. Con calma verso Gozzi, bravo Gozzino. Perry. Pugliese, ancora per Perry. Bordini, vi piace? Avete visto anche le nostre nuove divise, bellissime. Pugliese avanza, Pecorino subito di prima per Cerbara, che sembra essere tornato quello che abbiamo conosciuto l'anno scorso in Serie C. E adesso c'è ancora Bordini che la va a mettere in mezzo. Pecorino non ci arriva. Gyomber la mette direttamente in fallo laterale. Ma subito andiamo a comunicare alla squadra che vogliamo vedere di più. Siamo partiti comunque col piglio giusto. Il Genoa che fa 0-0 contro il Venezia. Beh, siamo appena all'inizio. Ma ecco, pensiamo a vincerla noi piuttosto che guardare il Genoa. Ecco, mi sembra la cosa più intelligente da fare. Capezzi in mezzo, Scanagatta lontano, attenzione, potrebbe portare, mannaggia, non ci è arrivato Cerbara. Ambenza arriva per primo sul pallone, si appoggia all'indietro per Bastoni. Bastoni, Schiavone in mezzo, ma dove va quello? Dove va Jungdal? Dove va a raccogliere olive nei campi di Ascoli? Se n'è andato quello, vabbò. Lo so, ragazzi, lo so, doveva capitare prima o poi. Stava obiettivamente facendo delle belle prestazioni da troppe partite, quindi la stronzata era dietro l'angolo, lo sapevamo tutti, ce lo aspettavamo tutti. Lancia la bottiglia, non ci soddisfa per niente. Comincia il secondo tempo, mazzala come sta a casca. 7 tiri, un tiro in porta hanno fatto loro. Io questo, mi triggerano a me queste cose, ragazzi. Quando io leggo un tiro in porta, un gol, e noi 5 tiri in nulla, il nulla assoluto, io mi triggero, mi perdonate, ma io mi triggero. Scanagatta, Armini, Pugliese, Bordin, ancora per Mazza, Maldini, Pugliese, Cerbara, cerchiamolo a fondo, Scanagatta, il tiro, ci ha provato lui perché dice qua se non faccio con tutte cose io qua non si va avanti.
Domandiamo di più, bravo Bordina, ancora in mezzo. Ci manca un po' Pecorino. È qualche partita che il nostro bomber non segna e ci sta mancando. Incidiamoli. Ci spostiamo con una mentalità offensiva. 10 tiri se in porta, perfetto. Quindi spostiamo anche i terzini fluidificanti con una mentalità offensiva. E possiamo mettere Paghera per Mazza adesso. E anche Maldini non sta giocando benissimo. Mettiamo a Piazza. Proviamo Piazzuccio. Quando mancano 13, 12 minuti, 10 minuti. Un gol vorrei vedere. Non dico tanto. Un'azione. Ecco, Bordini, calcio d'angolo. Come al solito viene allontanato il pallone. Paghera. Gozzi. Che fa? Gozzi? Vabbè. L'appoggio direttamente a Ljungdahl, la poteva buttare fuori a sto punto. Armini, il rilancio per Pecorino, lo stop, Paghera, il filtrante per Scanagatta che adesso è un attaccante aggiunto, Piazza, c'è... Ah, meno male, guarda. No, perché veramente, guarda, non segnavo manco stazione e me ne andavo, ve lo dico. Perché poi si è mossa, perché sto gioco è bastardo, si è mossa pure la rete. E infatti stavo esultando al tiro di Chiesa, di Piazza, guarda. Vedi la rete come siamo. Come fanno per questa rete se manca il gol? Vabbè, va, lasciamo stare. Quesiti che mai verranno risolti probabilmente. Andiamo a cambiare anche Cerbara adesso che è molto stanco, ma non abbiamo nessuno a destra. Potremmo provare. Aspetta. Non abbiamo nulla. Anzi, no, ce l'abbiamo. In realtà mettiamo Costa Alterra e Piazza passa a destra. Sì, Costa Alterra va a sinistra. Cerbara, vediamo. L'ultima azione, nulla da fare. Nulla da fare, 3 minuti e si pigliamo un altro bel pareggio. Che bello! Con un tiro fatto solo per tutta la partita dalla Salernitana. Un gol, noi ne abbiamo fatti 9. Quanti gol? Uno, ovviamente. Non ci soddisfa per niente. Ancora una volta, dai ragazzi, dai. Va bene, comunque, ripeto, il nostro obiettivo è sempre resta il terzo posto, quindi poco ce ne cale ormai. Non dobbiamo fare altro che aspettare la fine del campionato ed andare ad affrontare i playoff. Spalletti sembra non è felice. Vabbè, pazienza, caro Spalletti, te ne farai una ragione. Ma in che posizione è colpa mia? Gioca molto, sta giocando tanto. La posizione è davvero così importante. E dai, siamo amici, fallo per me. Ma chi cazzo lo te conosce? Spalletti! Non apporterò cambiamenti alla mia squadra per lui. Non penso che ti darò altri giocatori in prestito. Ok, perfetto. Vabbè. Speriamo che tanto Spalletti sia uno dall'esonero facile, venga esonerato al più presto. Allora, finisce qua. Adesso l'episodio è finito davvero. Però andiamo un attimo avanti perché c'è ancora qualche squadra che deve giocare. O erro, o sto errando. Un attimo, vediamo il calendario. Se ci dà una mano dalla regia, mi date un aiuto? Credo di no, in realtà, perché siamo già domenica, quindi... sì, invece sì. Crotone, Lecce, Vicenza. Non che ci interessi particolarmente, però... Per statistica proprio completa li facciamo giocare. Hanno giocato? Sì, credo di sì. Perfetto. Allora, il Crotone perde e il Lecce vince invece. Bene, il Crotone ha perso. Siamo a meno 8. Allora, i numeri dicono ovviamente che possiamo ancora provarci, però capite bene che se continuiamo sempre a pareggiare c'è poco da fare, sinceramente. Abbiamo anche lo scontro diretto il prossimo episodio perché avremo Chievo Verona proprio il Genoa e lì si deciderà proprio tutto assolutamente e poi c'è la Cremonese quindi Chievo, Genoa e Cremonese. Allora il Chievo è in fondo, il Genoa beh, lo conosciamo e la Cremonese è al quinto posto. Un altro episodio bello bello tosto ragazzi mi raccomando fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Io grande guarda che anche che bella musica. Che come chiude, bella in allegria, nonostante questi risultati che andiamo a vedere, gli ultimi non sono stati proprio eccellenti. Molte X rosse, qualche verde, ma molte stanghette gialle, ovvero pareggi. Quindi ci ha preso un po' la pareggita ultimamente. Un bel commento, un like, una condivisione, un'iscrizione per supportare questa serie, sicché come anche il canale nella sua interezza, qualora vi piacessero tutti questi contenuti che vedete, io come sempre vi voglio bene, vi rimando domani con un nuovo fantastico video. Ciao!